Buongiorno a tutti, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Vincitore 2022 di Tu sì che vales è Marco Mingardi, ma scoppia la protesta. Ma vediamo nei dettagli cosa è accaduto e chi è il vincitore del programma Tu sì che vales. Mingardi passa 15 persone, 15 performance e così si è intascato i 100.000 euro di montepremi in gettoni d'oro. A giocarsi però il primo gradino del podio dopo la fase a gironi sono state, oltre a lui e a Mingardi, Daniel Cappa, The Immobiles e James. Ha segnato anche il premio Sky Glass, ossia 30.000 euro in gettoni d'oro, e a giudicarselo sono stati i giovani di Novice Games. Naturalmente, ragazzi, è stato decretato anche il vincitore della gara parallela dell'intramontabile scuderia di Giorgi. Tra Walter Lamantia e Roberto Maurisi e Giovanni Lepori ha avuto la meglio quest'ultimo, che ha vinto così un viaggio premio a Rio de Janeiro. Ma vediamo brevemente chi è Marco Mingardi, il vincitore di questa edizione di Tu sì che vales. È un cantante imitatore nettunese ed era stato ripescato per le puntate finali dopo essere stato eliminato la settimana scorsa. Il suo talento ha permesso così il ripescaggio ed è tornato sul palco per esibirsi, e lo ha fatto conquistando anche i giudici che nelle precedenti puntate erano un po' perplessi su di lui. Le mille voci di Marco, infatti, non lasciano alcun dubbio ai giudici e anche al pubblico a casa, che vedono il concorrente tornare sul palco con una grande umiltà. Durante la sua incredibile esibizione, Gerry Scotti e anche Belen si commuovono quando lui tocca le note della Sera dei Miracoli del cantautore Lucio Dalla. Una vittoria però che porta anche qualche protesta nei riguardi proprio del vincitore. Alcuni utenti hanno considerato giusta la vittoria di Mingardi, tantissimi invece no. Su Twitter poi è scoppiato il malumore con centinaia di tweet che hanno ritenuto tutt'altro che meritato il suo primo posto. Tu invece che cosa ne pensi? Hai seguito la finale di Tu sì che vales? Scrivimelo nei commenti se te va, io ti aspetto. Lasciami un like e iscriviti al mio canale attivando la campanellina perché non ti perderai questo o nessun altro prossimo video.